Amici bellini, questa amichevole, le solite polemiche, perché ovviamente dove la vedi, come la paghi, come la veramente è avvilente. Però c'è Garcia che ci vuole dare un indizio di possibile formazione 4-2-3-1, quindi analizziamo. Allora, io do il benvenuto a Davide Compagnone, tra i nuovi iscritti e quelli che vogliono approfondire sulle cose. Lasciate un like, al contrario, cioè, veramente bisognerebbe lasciare un dislike per il Napoli, che comunque è amichevole. Però voi lasciate un like se siete delusi da un tipo di atteggiamento che, onestamente, io la voglio anche pagare. Però io che sono all'estero, Sky.it non funziona, perché quelli sono i diritti per l'Italia. Per i tifosi all'estero, mi fate capire come la dovremmo guardare questa partita, senza pensare ai siti Pezzotti o qualsiasi cosa. Come il tifoso all'estero, come considera? Perché la nuova era è stata chiamata da Napoli al mondo, from Napoli to the world. E come ci arriviamo? E magliette non ci sa, Amazon.com non ci sa, eBay.it non ci sa, e partite non si possono avere, perché io sono uno che paga. Io pago Paramount Plus per avere i diritti sul Napoli e per vedere le partite. Se Paramount Plus le amichevoli con la Turchia non se ne fregano e non le comprano, ma io questa partita come la devo vedere? Napoli, fatemi capire, perché poi tutto bene, tutto benissimo, il marketing, grande operazione, però come la dobbiamo vedere? Come la dobbiamo vedere? Poi il sito, l'account ufficiale YouTube turco ci fa vedere mezzo primo tempo, e quindi noi possiamo parlare di cose tattiche. Infatti noi ci spostiamo con un Abraham tattico, e di quello che abbiamo visto, click, ne possiamo parlare con dovizia di particolari. Però poi anche loro vengono bloccati, e io capisco, se ci sono dei diritti, se Sky ha preso dei diritti, non si può fare. Però organizziamoci, è Napoli, e che diamine, è una partita di un'amichevole, così noi abbiamo voglia di Napoli e apprezziamo ogni volta che è gratuita, eccetera eccetera, e sfruttalo questo account YouTube, lo fanno tutti, perché non lo dovresti fare tu? Ho capito che non vuoi fare le tournée, va benissimo, ci prepariamo meglio, però queste partite faccele vedere, non è Napoli Real Madrid che devi farla pagare, dai per favore, veramente cose turche, diciamo la verità, cose turche. Comunque, quello che abbia, che possiamo segnalare nel primo tempo, punizioni per Kvara si sta occupando molto più dei calci piazzati. C'era una punizione dalla sinistra, c'era Kvara pronto a costare col destro e Raspadori vicino a far finta di crossare con il sinistro, cosa che non avviene. Raspadori è abbastanza ambidestro, ma il calcio punizione come Zielinski non lo fa di sinistro, al massimo ci metti Politano, ma Kvara è molto più coinvolto nei calci piazzati. Questo lo possiamo segnalare. Osimhen parato un paio di volte, colto in fuorigioco, non è una novità. E poi io mi scrivo Anghissà centrale, perché? Perché questo 4-2-3-1 che è una secondo me è un giustissimo esperimento, considerando poi che mancano alcuni che sono infortunati, affaticamenti anche per Elmas, anche per Lobotka. In questo caso noi abbiamo questo 4-2-3-1 dove Zielinski si abbassa un pochino con Anghissà ad aiutare la manovra, ma quando affronti giustamente delle squadre più scarse, Raspadori è a tutti gli effetti una seconda, un sottopunta che gira intorno ad Osimhen, e quando si allarga a destra spesso abbiamo visto Zielinski dare una mano a Kvara in fase di impostazione da quella parte, e resta Anghissà come centrale vero e proprio, quindi si crea quasi un trittico verticale sotto questo punto di vista. Quando il Napoli ha il possesso palla, quando le squadre si difendono, è giusto pensare a una cosa del genere, e poi quando ripartono hai un frangiflutti importante che può bloccare le ripartenze degli avversari, con Oliveira e Di Lorenzo che si sta continuando ad inserire per vie centrali. Quando fa così, Politano dà una mano e si abbassa, quindi queste sono le varie indicazioni tattiche, niente di nuovissimo. Anche Oliveira, quando va in sovrapposizione, molto spesso va interno, quindi sotto questo punto di vista è molto interessante. C'è Garcia che ci fanno sapere che cerca di telecomandare i calci piazzati, di buttarla al centro, di non batterla corta, di
Vinci e Di Lorenzo di buttarsi per colpire di testa. Insomma, queste sono le cose che stiamo vedendo in queste prime uscite di Napoli estivo, sempre estivo. Notiamo un paio di cross di Politano con il destro, che ovviamente rende più imprevedibile la manovra. Il corner di Kvara, Amir di testa la gira alta, poi Osi Gioco o fuori man, ancora parato su un bel assist di Raspadori. Poi c'è il primo gol di Osimhen, dove praticamente c'è credo fosse Zielinski in primo pressing qui sul portiere. Il portiere sbaglia fondamentalmente il rilancio. Politano lo recupera in questa zona, invece di tirare in porta avrebbe potuto, con molto altruismo la mette dentro. Osimhen salta il portiere e spara una bomba che finisce quasi a spaccare la porta. Un gol di grande foga, con il vuole segnare. Già i due fuorigioco lo avevano fatto andare in bestia probabilmente prima. Dopodiché il secondo gol è ancora più bello, secondo me, perché Kvara da questa zona di esterno trova Osimhen, che praticamente tocca il pallone, scarta il portiere e fa un pallonetto che lo porta al secondo gol personale. Siamo 2-0. Vediamo se ci sono altre cose, se riusciamo a vedere il secondo tempo, non lo so, vediamo. Non tutti gli eroi indossano un mantello, non lo so come si dice, not every hero has a cape, whatever it is, ma insomma siamo riusciti. Il curling è un grandissimo sport e io ti saluto, amico mio, per aver fatto questo, sei stato il mio eroe, per aver visto, per farci vedere, insomma qualche minuto ce lo siamo perso, ma nel secondo tempo entrano nell'ordine, entra tutta la squadra diversa, come è stato anche con la SPAL, Gollini, Zanoli, Davino, Juan Jesus, Obaredin spostato a sinistra. Abbiamo delle defezioni, non c'è Mario Rui, quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Colisacò, Demme e Fonoruscio a centrocampo, Zerbin, Zedadga, Simeone. Ad un certo punto Zerbin si mette da questa parte, Zedadga dall'altra, così volevano giocare i ragazzi. Li risposta Rudy Garcia. E vediamo un Napoli molto, molto voglioso, devo dire la verità. Le seconde linee mi sono sembrate veramente con la voglia di fare, e già meno pesanti rispetto alla SPAL. Segnaliamo un Fonoruscio che secondo me è difficile da identificare come vice Anghissà, perché è un centrocampista d'attacco, per quello che ci ha fatto vedere. Ora io li schiero così, ovviamente con il 3, proprio un 3 a tutti gli effetti. Però Fonoruscio molto spesso vuole andare alla conclusione e lo ha fatto. A volte bloccato, a volte fermato al momento della conclusione, però ci prova tantissimo. Demme in regia con un pressing molto alto e tanto dinamismo, l'abbiamo visto arrivare anche qui, cosa non nuova per Demme, per andare al cross. E Colisacò con la sua fisicità un pochino a schermare e ad aiutare il centrocampo quando insomma gli altri si buttavano in avanti. Quindi vediamo un'azione rocambolesca del Napoli con un tiro di Fonoruscio parato, poi Zedadka che prova, il portiere la manda sulla traversa, Zerbin si gira, arriva fuori, addirittura ci fanno sapere che Garcia voleva la goal line deck. Non c'è ovviamente tutto questo. E poi arriva il primo gol di Simeone, un gol di forza. È stata una prima conclusione di Colisacò. Poi dopo ci ha provato Zerbin, la palla batti e ribatti, arriva Simeone e la spedisce in rete, imparabile. Poi ci siamo segnalati questo Demme in pressing molto dinamico, seguiva praticamente a uomo il play loro. E poi Simeone fa un Eurogol, fa veramente un gol bellissimo in progressione solitaria, si allarga e poi lo scavino morbido, bello anche da vedere, grandissimo Simeone. Quindi doppietta per Osimhen, doppietta per Simeone, le nostre punte funzionano, segnano e quindi va bene. Una buona partita di Davino, che si prende qualche applauso per qualche buon intervento. Simeone di sinistro fuori dopo un'occasione di Zerbin, dopo un bellissimo passaggio di Fonoruscio che riesce di esterno a trovare un filtrante per Zerbin che taglia da questa parte, arriverà il cross e poi Simeone di sinistro la butterà fuori. E poi c'è anche spazio per una parata molto molto bella, reattiva di Gollini su una sforbiciata di un giocatore turco. Ci vuole
anche il Mats nella vita, ma non era il Mats perché il Mats gioca in difesa. E insomma, questa uscita del Napoli direi positiva. Abbiamo visto le due possibili facce tattiche, quindi con il 4-2-3-1, che comunque è ibrido, ragazzi, non rimaniamo legati ai numeretti, oramai lo sappiamo, abbiamo imparato bene, e poi un 4-3-3 un po' più classico nel secondo tempo, con queste seconde linee, la voglia di farsi vedere di Demme, la voglia di Fonoruscio, lo stesso con Isacò. Ovviamente tutti questi giocatori sono... forse Demme può ambire a un ruolo di Vincenzo Botka, Fonoruscio secondo me, essendo più offensivo che difensivo, e lì c'hai Zielinski e Elmas, secondo me dovrà andare a giocare. Idem secondo me si può dire per Zerbin, per Zedatka, Simeone va benissimo, Baredin si è adattato come sinistro, non male anche Juan Jesus, con qualche uscita e anche dei lanci diretti sulla punta, niente male. Anche Davino secondo me dove andare a giocare, e abbiamo sempre la situazione Zanoli, che ragazzi è va più che bene secondo me, se non si fa nessun terzino, come dice Di Lorenzo, è chiaro gli fermi un po' la crescita, però tiene la stessa età di Elmas, secondo me può essere anche che questo è Zanoli, non è che deve crescere, deve diventare Maicon o Cafu, questo è Zanoli, secondo me un ottimo terzino che te lo tieni e ce l'è tuo, e se Di Lorenzo gioca un raffreddore, gioca Zanoli. Non credo, dobbiamo cambiare secondo me questa cosa, cioè, dobbiamo andare a crescere perché sennò non gioco, secondo me non cresce più di questo, non è che tiene 17 anni che lo devi mandare a crescere. Questa concezione dei giovani è un po' particolare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi abbraccio, vi bacio, mi raccomando Napoli, ci sono ancora 2-3 amichevoli da fare, organizziamoci perché i tifosi sono frustrati e i tifosi all'estero non li state considerando proprio, da Napoli al mondo, e non sono solo chiacchiere, finora sono solo chiacchiere.